A Meloni. Prego. Allora, ci dici cosa vi siete detti col mini chi vi ha ricevuto? Il vice capo gabinetto. Puoi dire anche il nome o non lo sai? Io non gliel'ho nemmeno chiesto. Va bene, comunque... Eravamo talmente prese, ero presa a non far piangere lei, chi era? Però il vice capo gabinetto, quindi... Vabbè, comunque rappresentava il ministro, questo è importante, ok? Il braccio destro del ministro. Gli abbiamo chiesto di togliere i due reati, sia il patteggiamento... che lo sconto di pena. Ci ha spiegato benissimo che il patteggiamento va applicato con i reati inferiori ai 5 anni, quindi per cui quando uno sta accanto a una persona che uccide non ha lo stesso valore giuridico di colui che ha l'arma in mano. È chiaro che ha capito che noi non la pensiamo così, perché per noi se chi sta accanto equivale a colui che l'ha ammazzato, perché io lo fermo uno che sta ammazzando. Per cui ci ha dato ottimi consigli che preferirei non di, perché ho paura che qualcun altro parte prima di noi, lo sai, sono sincera. Io voglio tutelare queste persone, per cui ci ha dato degli ottimi consigli. Lo dirò alle singole persone vittime, partiremo immediatamente con quello che lui ci ha consigliato di fare. Però mi dispiace, non lo dico perché qualcun altro poi parte avanti, vince, se fa grandi e se famiglie stanno sempre indietro, no. Le vittime sono loro, i familiari sono loro, devono vincere loro e non la politica, questo ci tengo a dirlo, per cui andiamo avanti, continuiamo ad andare avanti. Senti, in delegazione c'eri tu e Jennifer. La tua, vabbè, anche tu il segreto lo tieni di quello che va consigliato il capo di gabinetto, però... Ecco, però diciamo qual è stata la tua impressione? È stata positiva? Sì, sì, è un positiva, beh, lui, eh? Sì, ci ho ascoltato, anzi, non me l'aspettavo perché comunque sono sempre persone sopra di noi, però ci ho ascoltato. Scusate, prima che mi scordo, lui ci ha tenuto a dire una cosa, che vi appoggia in tutto perché è convinto e straconvinto che le famiglie delle vittime devono essere appoggiate sia economicamente che psicologicamente e avere un riscontro gratuito da parte dello Stato per i processi. Questo lui lo sa perché è un magistrato e noi adesso cominciamo una lotta a carte bollate. Vediamo chi ci appoggia, lo diciamo, qualsiasi, a noi non ci interessa il colore politico, non ci importa, purché ci sia una persona onesta, onesta, che venga qua e ci dica ok, partiamo e io vi appoggio. Non ci deve essere un'altra Elena Cessa, non ci deve essere un'altra Federica, non ci deve essere un'altra Rossana, non ci deve essere un altro Pietro. Gli omicidi sono omicidi tutti, non è il caso. Quindi abbiamo parlato un po' di tutti i casi e raccontato comunque di ognuno di noi, che tutti quanti vogliono comunque la stessa cosa, giustizia. Per tutti i casi, che sia omicidio, omicidio stradale, omicidio, tutti i casi comunque vogliamo giustizia e adesso inizieremo questa strada a percorrere. Senza sconti. Giustizia senza sconti e senza premi per gli assassini. Questo. Comunque dietro abbiamo parlato anche di un'altra cosa. Io come associazione molto spesso, no molto spesso, tutti i giorni ricevo donne il quale non vengono appoggiate da nessuno, no? Per cui se un assassino in carcere sconta la sua pena non è detto che debba uscire, richiediamo che per altri 5 anni venga seguito da un centro di igiene mentale fino a che un medico, a parte che hanno fatto degli errori anche gli psichiatri e vabbè, però fino a che un medico ci dica ok, forse è riabilitato, ma deve avere anche dopo il carcere una continuazione di tutela per i cittadini, che questi spesso escono, non le faccio nomi perché io già mi hanno spaccato i denti, in altri due no perché mi devo operare, e quindi a me non me la paga nessuno dopo. Per cui ci sono delle cose da fare. Il vice capo di gabinetto ci ha detto che le carceri italiane sono piene di assassini, di ergastoli. No, lui dice che sono più italiani. No, noi abbiamo riscontrato che è il contrario, però... Li devono mandare a casa a scontare le pene. Dice che comunque ci sono tante persone che stanno scontando la loro pena, ergastolani.
A me non risulta questa cosa, perché comunque la maggior parte se ne esce dopo 5, 6 anni, 7 anni e sono pochi quelli che scontano veramente per il delitto commesso. Quindi quello che mi ho chiesto è la certezza della pena e che tutti quanti per il proprio caso devono avere giustizia, perché le famiglie comunque non avranno mai più la vita come prima. Io gliel'ho detto, la mia vita ormai è cambiata, così come è cambiata di tutte quelle persone che stanno sotto ad aspettarci. Adesso quei genitori che non rivedranno più i figli comunque hanno una vita diversa, così come io che non ho più mio padre. Quindi meritiamo giustizia. E lui mi ha anche detto cose che a me danno anche fastidio. Cosa ti cambia se adesso da 20 anni si fa 30 anni o ne fa 10? Per me cambia. Per me cambia, purtroppo cambia per le famiglie delle vittime, invece per gli altri non cambia, 10 anni in più non sono niente, invece per me cambia, se io so che comunque questa persona sta pagando, io già, mio padre non torna, però già sono un po' più tranquilla, un po' più serena, perché so che gli ho dato giustizia e l'ho data a me e alla mia famiglia, quindi voglio comunque una pena certa. Perché a noi non ci riporta più nessuno il nostro familiare e io fra 20 anni non finisco di avere questo dolore. Penso che neanche gli altri che gli sono morti i loro cari fra 10 anni o 20 anni, quando questi assassini usciranno, loro soffriranno ugualmente, perché loro si devono rifare una vita e noi no? Abbiamo detto anche un'altra cosa e l'ho detta in base al nostro presidente onorario, che è Letizia Marcantonio. 24 anni dall'omicidio della figlia, quell'uomo, se mi ascolta te lo dico in faccia, si è intestato tutto a nome della moglie, per cui ci ha fregato in questa maniera. Ok, da oggi in poi si deve cambiare anche questa legge, perché comunque chi non ha niente, non c'è niente, che mi frega a me, io vengo a prendere a tuo padre, a tua madre, a tuo nonno, a tutta la generazione tua, e sono d'accordo. Quindi si deve cominciare a combattere in questa maniera, perché loro continueranno a fregarci anche dopo che hanno ucciso, lo faranno anche dopo, perché sono furbi, non sono schizofrenici, non sono pazzi, sono assassini convinti di essere assassini. E non è giusto che una madre, una figlia, deve rivedere il proprio assassino in giro e incontrarlo, non è giusto. Almeno il confino, diciamo, di non quelli che escono, almeno, ecco, esatto, questo qui penso che sia una norma che possa essere applicata. Visto che hanno dei forti sconti di pena, almeno il fastidio di stare un po' lontani dal loro luogo. Abbiamo parlato pure di Federica, che la mamma è qui. L'assassino di Federica è ancora dopo un anno agli arresti domiciliari, perché purtroppo un medico legale ha sbagliato una diagnosi, per cui quel ragazzo sta là. Non ci deve stare agli arresti domiciliari, non ci deve stare, doveva stare in carcere, doveva stare lì a affrontare un processo, poi saranno i magistrati a decidere, ma sbagliare non è possibile sulla pelle degli altri, è una cosa che non è più accettabile per nessuno, perché scendono in campo le associazioni, glielo abbiamo detto, perché lo Stato è assente, e lui ci ha detto avete ragione, che ci potete dire? È la verità, e quindi scendono in campo, forse stupidi come noi, non siamo stupidi, noi siamo mamme di famiglia, siamo papà di famiglia, siamo volontari che vogliono stare accanto a queste persone. Poi se vado in TV, altre non sono potute venire, ci sono altre associazioni, perché sono distrutte, sono tutte mamme di figli uccisi, quindi molti di loro 2 domeniche fa hanno preso il premio San Francesco per la pace. Sta gente ha bisogno di pace, basta, omicidi stradali, non vengono mai messi dentro, gli viene levata la patente. Io vorrei parlare di un caso personale. A me hanno ucciso mio nipote, l'ha ucciso un drogato che era senza patente. Dopo 2 mesi era di nuovo per strada senza patente, però mio nipote non c'è più, l'ha ammazzato. Per cui di che cosa stiamo parlando? Quelli sono omicidi, o lo fai con la macchina, o lo fai con una pistola, o lo fai con un coltello, sempre omicidi sono. Parlano dei diritti dei detenuti, perché dicono che loro hanno il diritto di vedere i figli, il diritto di fare Natale insieme ai figli dopo un po' di anni che hanno scontato, loro hanno il diritto di questo, il diritto di quell'altro. Quello che sta al cimitero, che diritto c'ha? Pure lui aveva bisogno di stare con la famiglia, di lavorare, e aveva tutti i diritti di vivere. Quindi loro, dal momento che entrano in carcere, non devono avere più nessun diritto. E neanche le donne.
soddisfarsi gratuitamente con le donne in carcere, le vengono anche cambiate le donne, settimanalmente vengono cambiate, perché questo pregio per loro? Loro è inutile, assassini, premiati e vittime dimenticate, lo ripeterò finché muoio, finché campo, perché io sono 24 anni che mia figlia è morta e ancora combatto oggi, perché? Perché la piaga non è guarita, la piaga non è guarita, perché lui è libero di fare quello che gli pare.